50.000 persone per 42 milioni di incasso al Comunale di Firenze. I Viola affrontano l'Inter. Fulmineamente la Fiorentina è in vantaggio con un irresistibile colpo di testa di Segato, 1-0. I nerazzurri accusano il colpo e gli assi dell'attacco non riescono a legare. Imbalanziti, i Viola premono e il giovane Matteucci compie prodigi. Un'impennata dell'Inter, ma Sarti blocca sicuro nell'angolino. L'attacco viola è in vena, manovra bene, ubriaca la difesa avversaria e con Segato conquista il secondo gol. Nella ripresa Amrin azzecca l'angolo esatto e la Fiorentina vince per 3-0. Confusa e frammentaria la reazione dell'Inter. Ancora Amrin batte Matteucci facendo grosso il bottino, 4-0 per la Fiorentina in ottima forma. Allo stadio spagnolo di Torre la Vega, Spagna e Belgio di fronte nell'hockey a rotelle. Le casacche rosse hanno fatto progressi inattesi in questo ramo sportivo e surclassano i belgi. Vinceranno infatti per 10-1, un punteggio che sa di tennis. Meno veloce di quello sul ghiaccio per l'attrito delle rotelle sul cemento, il gioco riserva tuttavia notevoli emozioni agli spettatori. Non ci sono gli scontri duri e i cascatoni abituali agli hockeyisti sul ghiaccio, ma qualche botta si rimedia sempre e qualche contatto violento col fondo campo non manca. Qui l'eleganza del pattinatore ha spesso modo di far spicco e a volte le azioni assumono aspetti coreografici. Il divario di classe fra le due squadre favorisce lo spettacolo.